non ci sono. Chat. L'audience non è precipitato. Non è crollato? Non è crollato. Allora, a questo punto è previsto il collegamento con Francesco Cuore da Milano. Adesso vediamo se Francesco è pronto. Mandiamo subito un messaggio. Non è che riusciamo a scalare così, riesco a manovrare il mouse. Assolutamente sì. No, aspetta, dietro. Okay. Ciao. Ok, vai. Fai passo dietro, metti a sinistra, ecco. Proviamo a chiamare Francesco Cuore a Milano e mettiamoci le cuffie. Ecco qua. Un attimo solo, Francesco, io metto le cuffie. Ciao. Ecco Francesco. Ti senti Francesco? Sì, io vi sento, voi? Sì, perfettamente. Allora, un attimo solo. Ecco Francesco Cuore, che è il segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano. Giusto, Francesco? Esatto. Allora, Francesco, da quando stai seguendo la trasmissione? Ti stiamo annoiando? Ti sei addormentato? Oppure ti stai interessando? No, guarda, da veramente molto poco, nel senso che qua si muore di caldo, quindi ero fuori a fare un giro. Hai fatto bene! Ma tanto queste sono le trasmissioni sperimentali, un po' come venivano fatte anni fa dalla Rai nel corso delle prime sperimentazioni. Ora non è che andiamo ad essere come la Rai, anzi speriamo proprio di non esserlo, però insomma questo è l'intento, cioè sperimentare per vedere di essere in grado a partire da settembre di andare avanti con delle trasmissioni quotidiane, magari con vari punti di regia sparsi per l'Italia. Questa mattina abbiamo avuto anche il collegamento con Virginia Fiume e Claudia Sterzi, non so se ti è capitato di seguire quella parte del collegamento, forse neanche quella. No, però ho sentito Gilla, mi ha detto che si è divertita un sacco. Sì, infatti è stata molto divertente tutta quanta la trasmissione. Allora, anche a te, prima di avventurarci, diciamo, a parlare di quelle che sono state le iniziative dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora, ti faccio una domanda. Anche tu sei giovanissimo, qual è stata la battaglia che ti ha fatto avvicinare ai radicali, e in quale occasione, e qual è la battaglia radicale che più ti sta a cuore, diciamo? Ma diciamo tante, ma alla fine tutte, nel senso, vabbè, mi ha sempre affascinato il fatto della difesa dei più deboli, delle classi più deboli, quindi dei carcerati, degli omosessuali, delle prostitute, dei transessuali, quindi questo fatto di volere comunque cercare di portare nella cronaca, nell'attualità politica, determinati argomenti che molte altre forze politiche invece tendevano a nascondere e a far cadere nel dimenticatoio, nell'oblio, questa è sicuramente stata una cosa che mi ha sempre affascinato dei radicali, e quindi forse è stato quello, il voler comunque portare in primo piano delle battaglie che per molti possono sembrare battaglie di contorno, ma in realtà sono solamente battaglie di civiltà, quindi se non si capisce che la civiltà parte dall'accettazione dell'altro come persona e come individuo, purtroppo siamo ancora molto indietro. Assolutamente sì, sottoscrivo tutto quello che hai detto. Quali sono le iniziative politiche in corso da parte dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora? Guarda, le iniziative attualmente in atto... Ci devi aggiornare sulla questione Formigoni, senz'altro, no? Cioè, ma sì, avete fatto un po' di casino... Abbiamo visto anche dalla stampa, abbiamo avuto queste notizie di queste intercettazioni, sicuramente sta ritornando prepotentemente nei nostri discorsi, ma la cosa strana è che si vede solamente un nostro interessamento a tutto quello che sta succedendo qui nelle intercettazioni, la nuova P3, le uniche forze che si stanno interessando a questa cosa siamo noi. C'è stata una conferenza stampa anche mercoledì di Marco Cappato in sede, anche lì la presenza comunque delle testate giornalistiche locali era veramente scarsa. È vero che siamo in un periodo abbastanza vacanziero, quindi con il caldo Milano è vuota, però
ti ripeto, gli unici che stanno sotto a questa questione di formigoni siamo noi, siamo sempre noi, e purtroppo siamo solo noi, Il perché caso di cantare Vasco, no? Appunto, siamo solo noi. esatto. Nessun'altra forza politica comunque ci dà manforte, cerca di organizzare qualcosa. Siamo sempre noi a dover uscire e chiedere, appunto, come ha fatto mercoledì Marco, le dimissioni di Formigoni, perché quello che sta venendo fuori dalle intercettazioni anche è il fatto che Formigoni abbia chiesto ad Alfano di mandare gli ispettori a quei giudici che avevano dato ragione ai radicali sulle cause, sui ricorsi per le firme false. Fantastico, di tutto questo l'Italia non sa nulla, naturalmente. Esatto, assolutamente nulla. La cronaca, anche quella locale, la stampa locale, si guarda bene dal diffondere certe notizie, e purtroppo spetta a noi cercare di informare la gente. Quindi con conferenze stampa, parlando con la gente, cercare di far sapere quello che sta succedendo. Certo, allora Francesco, partiamo subito con le domande che arrivano dalla chat. Diciamo che si è un po' svuotata, perché questa è l'ora. È domenica, siamo a luglio, non abbiamo pubblicizzato più di tanto la Web TV. C'è stata la rassegna stampa C'è stata la internazionale. stampa di Salvatore. Colpo di grazia. Era È stato un la colpo di grazia. No, però a parte gli scherzi, tutto quanto. Ah, c'è la Ferrari addirittura. sì. C'è la Scusate, tosse di Mancuso. c'è la mia tosse che ormai sono allergico all'aria condizionata, quindi mi sa che tra un po' la spegniamo e soffriamo il caldo, che è meglio. La prima domanda arriva da Gianni dalla chat e ti chiede: a Milano, nella cittadinanza, esiste ancora una memoria collettiva del caso Tortora? Ma guarda, purtroppo no, nel senso che le vediamo anche con i giovani che si sanno nemmeno chi sia Tortora. Quindi poi io in questo periodo mi sto occupando anche di un caso di mala giustizia. Adesso vedremo di fare qualcosa anche con i nostri parlamentari. Però mentre le persone che si rivolgono a noi per il nome dell'associazione, quindi per motivi di mala giustizia, anche da tutto il resto d'Italia, quindi poi noi giriamo alle varie realtà locali le richieste di aiuto che riceviamo, nella coscienza dei milanesi ormai il ricordo è solo un ricordo di quelli che hanno dai 30 anni in su. Perché quelli più giovani purtroppo non sanno nemmeno chi fosse. Io ho visto tutta la vicenda Tortora, per un fatto generazionale, ricordo ancora il giorno in cui fu assolto, il collegamento con Radio Radicale, il giornalista di Radio Radicale che era lì in tribunale, che urlava appunto: Enzo sei stato assolto, Enzo sei stato assolto, e io mi misi a piangere come un bambino, perché veramente era una battaglia, quella di Enzo Tortora, a parte la sua assoluzione, ma poi come lui aveva fatto propria quella battaglia, dimettendosi, ricordiamolo, da parlamentare, quale lui era, parlamentare europeo, e per socraticamente consegnarsi nelle mani di quella giustizia che lo riteneva un pericolosissimo camorrista, oltre che uno spacciatore. E Salvatore, una domanda vuoi fare tu, una domanda a Francesco sull'iniziativa politica radicale? Sull'iniziativa politica Anche di nazionale, dico. sì, no, sulla iniziativa politica dei radicali di Milano, insomma, che sappiamo è una delle piazze, no, più antiche e più nobili del radicalismo italiano. Quindi accennava Roberto alla questione Formigoni, alla questione legalità, che purtroppo voi per primi avete saggiato sulla vostra pelle quanto sia attuale e quanto sia, no? E quanto sia Esatto. purtroppo grave nel suo manifestarsi. Dal vostro osservatorio particolare, un tempo si sarebbe detto privilegiato, adesso non possiamo più utilizzare questo termine. Come vedete questa situazione? Avete sotto gli occhi delle prove del degrado, che questo degrado secondo voi si accelera, si sta diciamo intensificando, oppure la società civile, almeno dai
dal contatto che avete, perché i radicali hanno sempre, no, il polso della situazione nelle piazze, dei marciapiedi, delle strade. Secondo voi c'è possibilità di, come dire, di una redenzione? Usiamo un termine un attimino fuori luogo, però prende un po' l'idea, oppure c'è un riflusso quasi generalizzato? Qual è la vostra personale impressione della situazione milanese, lombarda, ma potremmo dire anche italiana a questo punto? Ma guarda, per quello che possiamo vedere noi, anche appunto ribadendo il fatto che la conferenza stampa di mercoledì non ci fossero le testate locali, dei giornali locali, ma ci fossero solo alcune televisioni locali, si può dire che la cosa non interessa ai cittadini, non interessa ai cittadini lombardi, non interessa ai cittadini milanesi. Dico che noi siamo fuori adesso con 5 referendum cittadini. È una proposta di Marco Cappato, Croci e Federighini. Croci è un ex assessore della Giunta Moratti. Federighini è un consigliere comunale dei Verdi. Hanno lanciato questo referendum cittadini e noi stiamo cercando di avvicinare adesso i cittadini del Comune di Milano su questa tematica. Francesco, quando partirà la campagna referendaria? La campagna è già partita, Ah, è partita 2 settimane fa, finirà all'inizio di novembre, quindi fino a quel momento è possibile firmare. Per tutti gli ascoltatori milanesi, ricordo che domani sera sarà possibile firmare alle colonne di San Lorenzo dalle 22 alle 24, dove ci sarà un tavolo dell'associazione Enzo Tortora, dove faremo anche una segreteria in piazza per cercare di coinvolgere anche persone di passaggio che magari possono intervenire su quelle che sono i nostri futuri obiettivi e tutto ciò che sarà la nostra vita politica da settembre in avanti. Questi referendum cercano di modificare l'aspetto della mobilità e dell'ecosostenibilità della città di Milano, e anche su questo vediamo che comunque, nonostante ci sia un forte interesse da parte della gente, li vediamo tutti molto rassegnati, nonostante magari ci provino a firmare i nostri referendum per si cambiare sente le l'aria. cose, essendo dei referendum di indirizzo, poi sarà comunque il Consiglio a dover esprimere un indirizzo. Questi referendum, quindi eventualmente ad accettare o non accettare, ovviamente in base al voto poi che uscirà dalle urne su questi referendum. Però anche lì, anche sul fatto di cercare di mettere becco in quello che è la politica, la vita sociale di una città come Milano, vediamo che i cittadini sono abbastanza disinteressati e un po' arrendevoli su Quindi quello che è il loro potere all'interno delle una istituzioni. conferma, diciamo, sostanziale dell'andazzo nazionale. Esatto, assolutamente. Francesco, una delle cose che mi dicevi è che avevate intenzione anche voi a Milano di trasmettere in diretta tutte quante le vostre riunioni, da partire da settembre, le riunioni dell'associazione. E già durante la campagna elettorale la Web TV si è dimostrata un ottimo strumento di coordinamento e soprattutto strumento per far conoscere le facce di quei radicali che non si vedono mai chiaramente in televisione e che sulla Web TV invece si possono vedere. Che ne dici? Potrebbero andare su TV Radicale queste trasmissioni? Volete far parte anche voi, costituire anche voi il nocciolo duro di TV Radicale per collaborare alla produzione di eventi audio-video? Ma guarda, assolutamente sì, visto che fondamentalmente l'idea ci è venuta da quell'esperienza che è stata fatta da febbraio con la Web TV Radicale, quindi l'idea di poter essere online con le nostre riunioni e poter avere qualcuno dall'altra parte che magari è impossibilitato a venire fisicamente nella nostra sede, o che magari è solo curioso di sapere di cosa discutiamo e può comunque lanciare dei messaggi o dire la sua per aumentare e tenere alto il livello del dibattito, secondo noi è una cosa fondamentale. Quindi assolutamente disponibili a
entrare a far parte di questo network e a collaborare con voi. Perfetto, Francesco, veramente grazie. Allora, io ti dico questo: innanzitutto devi salutare un po' di compagni di Milano, oltre a Lorenzo Lipparini, il super Marco Cappato, che penso che giri molto per Milano in questi periodi. E poi sicuramente, siccome stiamo restringendo un po' il tempo del tuo collegamento perché siamo in un ritardo clamoroso e dobbiamo recuperare, però se domenica prossima tu sarai disponibile, magari si può organizzare un collegamento un po' più lungo e magari anche insieme anche ad altri compagni, insieme a te. Cosa ne pensi? Beh, domenica prossima non so chi ancora sarà a Milano. Infatti, bella domanda. Vabbè, ma anche se sono in vacanza. Anche i radicali vanno in vacanza. Tu non vai in vacanza, Francesco? Io a settembre, quindi... Dove andrai in vacanza? Voglio firmare tutto agosto per il referendum. Sarò disponibile per le visite nelle carceri di Ferragosto in carcere, quindi... Noi anche il giorno di Ferragosto trasmetteremo, il 15 agosto trasmetteremo, quindi magari facciamo sicuramente un collegamento il 15 agosto, ma ci vediamo anche prima per tenerci aggiornati, insomma, sulla questione del referendum. Non c'è salvezza da tvradicale.it. Volenti. Francesco, sei simpaticissimo, veramente. Appuntamento ad un prossimo collegamento con Francesco Puorè, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità e per l'attenzione. Ciao. E ricordo tutti i milanesi che volessero venire a firmare per il referendum o a conoscerci domani dalle 22 alle 24 alle colonne di San Lorenzo. Un'altra cosa, Francesco, ricordiamo il sito internet della vostra associazione. www.radicalimilano.it. Perfetto, ciao Francesco, un saluto. Ciao. Salutiamo Francesco Puorè, che è il segretario dell'Associazione Radicale di Milano, Enzo Tortora, e recuperando un po' del ritardo che abbiamo proprio grazie alla... Sì, sembriamo grazie, un attimino la cosa di Trenitalia, no? A cioè, Francesco, no. Però stiamo recuperando 5 minuti, il che è notevole, e prepariamo il collegamento, il prossimo collegamento, che è con Gianni Colacione.